Ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo Facebook Un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri, il gruppo che sta dalla parte del lettore. In questo canale scegliamo e leggiamo per voi le migliori recensioni pubblicate sul nostro sito. Non si tratta sempre dell'ultima novità, ma di libri che ci sono piaciuti, di nicchia, insoliti, dimenticati, da scoprire o riscoprire insieme. Oggi parleremo di La belva nell'ombra, titolo originale In Jew, scritto nel 1928 e portato in Italia da Marsilio nel 2005 con la traduzione di Graziana Canova. La mia scelta di oggi riguarda quindi un breve romanzo di uno scrittore giapponese quasi sconosciuto da noi, perché solo 3 dei suoi romanzi sono stati tradotti insieme, credo, a una raccolta di racconti, ma famosissimo in patria. Uno scrittore del quale già Ellery Queen aveva tessuto le lodi. Sto parlando infatti di Ranpo Edogawa, pseudonimo di Taro Hirai, uno scrittore che fu un grande ammiratore di Edgar Allan Poe, dal quale addirittura prese il nome. Infatti Ranpo è la pronuncia giapponese di Allan Poe, Ranpo. Ma ammirava molto anche LeBlanc e Arthur Conan Doyle. Il suo successo in patria è ancora tale da aver ispirato in tempi abbastanza recenti anche un celebre manga, ovvero quel Detective Conan, che è arrivato anche da noi, nel quale il protagonista appunto è un giovane detective che di nome fa Conan e di cognome fa Edogawa. Oggi, se andate a Tokyo, potrete anche visitare la casa di questo famoso scrittore, che si trova attualmente nel quartiere universitario. Veniamo adesso alla recensione del libro. Uno scrittore si trova ad indagare su alcune lettere di minaccia ricevute da una donna, la quale ritiene che siano opera di un suo antico spasimante. Lo scrittore ritiene però che il misterioso autore sia un celebre giallista che da mesi ha fatto perdere le sue tracce. La vicenda si complica ulteriormente quando viene commesso un delitto. Belva nell'ombra è un giallo veramente particolare, tutto giocato sulla psicologia dei personaggi e sulla loro capacità di indossare maschere, che celano un'identità e poi ancora un'altra, fino a spiazzare il lettore con una soluzione onirica, della quale dubita lo stesso protagonista, secondo un topos della letteratura orientale, qui magistralmente svolto. Il caso del misterioso assassino finisce per ossessionare il protagonista, allo stesso modo in cui egli cade preda dell'ambiguo fascino della donna che vuole proteggere, finendo per allacciare con lei una torbida relazione che dona al racconto una raffinata morbosità di notevole modernità, specialmente in un romanzo che ormai ha più di 90 anni. Una lettura che consigliamo agli amanti del genere e anche a chi fosse interessato ad approfondire le conoscenze della letteratura nipponica. Se avete letto questo libro e volete discuterne con noi, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook, visitate il nostro sito o seguiteci su Instagram. Trovate i link nelle descrizioni sotto il video. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici. A presto e buone letture!